Eccoci qua. Come dico io, Marco? Scrupolosamente. In diretta. Per riattaccarmi. Esatto. Diciamo allora. Giovanni che adesso ha preso il mio posto per le risposte ai ragazzi, quindi conduce questo programma dell'Aquacity che si chiama Welcome to Australia, che insomma dà supporto a giovani, non solo giovani, che vengono qui in Australia. Come li stai trovando? Mi sto trovando bene, sì, quasi è una bella comunità. Sì, ricollegandomi a quello che diceva prima Enzo, anche a quello che facevi riferimento tu, non sono soltanto giovani, appunto quelli che... non voglio... ci volevo, mancherebbe. Però nel senso, non sono soltanto giovani con i working holiday visa che vogliono venire in Australia, ma c'è una realtà, quello che ho notato, che mi ha anche un po' sorpreso, che c'è una realtà appunto di padri di famiglia, per esempio, che vogliono... venire in Australia per dare una possibilità ai loro figli, per esempio, e quindi sì, una realtà diciamo, che mi ha un po' sorpreso, e che immagino che sia particolarmente difficile per queste persone adattarsi ad una nuova realtà, perché comunque hanno più difficoltà rispetto ai giovani, per esempio, ad avere accesso alle nuove tecnologie, quindi alle informazioni, e quindi diciamo, penso che sia particolarmente più difficile per loro adattarsi ad una nuova realtà come quella australiana. Quindi... Come hai scoperto il COASIT, Giovanni? Ma tramite internet, sì. Quando sono arrivato in Australia ho cercato lavoro un po' dappertutto. E insomma sì, c'era questa posizione sul sito del COASIT, ho fatto l'application, è andata bene. Ti sei già confrontato con quelle realtà, un po' come le tue del resto, perché tu stai da poco, quindi stanno arrivando già giovani, già hai avuto modo di contattare, di stare insieme, di dare consigli, tra virgolette. Sì, beh, io sono da un mese già che lavoro a COASIT, quindi sì, un po' di cose le ho viste. Come ho detto, sì, ci sono moltissimi ragazzi, insomma, la media è 5-6 al giorno. E come detto, appunto, non sono solo ragazzi, ma sono anche persone più là con l'età. Sì, diciamo, i consigli sono sempre gli stessi, quelli che Marco ha detto in precedenza, quindi ovviamente di informarsi bene. Sì. Poi quali sono le domande che ti fanno più spesso? Beh, le domande sono sempre le solite, insomma, sul lavoro. Purtroppo noi del COASIT non forniamo, diciamo, servizi di agenzia di collocamento, quindi... Chiaro. Però insomma possiamo dare una mano almeno per andare nella direzione giusta. Quindi lavoro molto sulle fattorie, quindi sulle farm, sulle magari questioni burocratiche per quelli che sono appena arrivati, come aprire un conto corrente bancario oppure un codice fiscale, come attivare il tax file number. E poi sì, domande ovviamente sui visti, alle quali purtroppo più di tanto non possiamo... fornire informazioni, dobbiamo, insomma, però abbiamo la possibilità di riferire chiaramente i ragazzi ai servizi di un agente di immigrazione. E quindi sì, insomma, sono direi queste le domande più frequenti. Sì, diciamo che la questione delle persone meno giovani l'abbiamo vista anche con Paolo nei mesi e le mail che ci arrivano, perché si è passati dai giovani alle giovani e alle famiglie. Quindi sono tantissimi quelli che ci hanno scritto, che dicevano che comunque non lavorano magari da mesi, sono stati messi in cassa integrazione e che vogliono venire con tutta la famiglia. Purtroppo quelle sono situazioni molto difficili, perché quello che noi diciamo, se diciamo già ai giovani di stare molto attenti, è che è difficile per la famiglia, lo è ancora di più ovviamente, per una questione di costi, per una questione di visti. La cosa diventa molto complicata e va ponderata ancora di più che se il giovane, perché il giovane magari ha... può avere spesso il paracadute del ritorno a casa, insomma, di una realtà che lo aspetta, la famiglia se lascia tutto per venire qui, e la situazione può diventare molto, molto critica, soprattutto quando ci sono bambini piccoli e le spese sono comunque importanti. Poi arrivano certe email disperate, io sono d'accordo, sono disperate un attimino, dateci un po' anche più informazioni, eccetera. Però questa qua, per esempio, ultima, proprio l'ultima appena arrivata, a che ora erano le 7:23 qua, quando è arrivata, quindi là era piena notte in Italia, dice: ciao a tutti, sono Guido da Vicenza, sono disperatamente in cerca di lavoro, io sono autista di mezzi pesanti da cava, potrei essere utile per le miniere, uso l'escavatore per il movimento di terra e pietra, attualmente il mio settore in Italia è la disperazione e dove lavoro attualmente non si sa dove si andrà a finire, di sicuro siamo in cassa integrazione, ma tra poco staremo in mezzo a una strada. Ho 52 anni, un mutuo da pagare, io e la mia compagna ci siamo guardati in faccia, siamo pronti
per scappare dall'Italia. Non sappiamo una parola di inglese, ma questo si può rimediare. Non si può rimediare. Caro Guido, non si può rimediare lì, assolutamente, se vieni in Australia non si può rimediare. Purtroppo bisogna, soprattutto poi ho saputo dal nostro corrispondente, ogni tanto chiamiamo da Bert, il nostro amico da Bert, che da Carlo, mi sfuggiva il nome, da Carlo, che insomma, anche per il mezzo, soprattutto per gli escavatori, mezzi pesanti, lavori diciamo pericolosi tra virgolette, che sì è vero, le mine sono tutte, le cave sono tutte all'aperto, però per certe posizioni inglesi è assolutamente indispensabile, assolutamente. Perché basta non capirsi tra chi gestisce la terra, chi sta sul, perché quelli poi sono degli escavatori enormi, sul giganteschi, certo. Le cose da film di fantascienza, non so se insomma, mai viste, sì, queste, no. Solo una ruota, tre uomini messi insieme, una ruota di questi qua, sono una cosa enorme, basta sbagliare di poco e succede. Possono accadere delle tragedie, quindi l'inglese è assolutamente indispensabile. Ah, sì. Si migliora ovviamente quando si lavora qua, ma poi di base ci deve essere. Le miniere diventano ancora più difficili di tutte le altre posizioni, soprattutto poi di questo periodo. Molti australiani vanno per lavorare, sì, un po' di tempo nelle miniere, sì, ripeto, sì, sì. È un po' stampito perché si guadagna un sacco di soldi, sì. E vanno con le tende, mi hanno detto. Sì. Perché siccome da quelle parti adesso, un po' come i pigioni sono alle stelle, loro vanno con le tende. Con le tende, quindi si accampano e lavorano, ma questo lo può fare l'australiano, certo. Chi viene dall'Italia non so se si adatta pure a queste cose qua, anche perché comunque diciamo che è così, questa, sì, è una realtà. Noi vabbè diciamo sempre l'aspetto monetario del lavoro in miniera, ma in realtà il lavoro in miniera non è facile neanche per gli australiani, insomma, per questo ci saranno periodi di break molto lunghi. Perché si lavora spesso per due settimane, tre settimane di fila senza fermarsi mai. 9.43, abbiamo una pausa, poi rimediamo perché noi abbiamo ascoltato un'altra canzone. Abbiamo ascoltato Vengo dalla Luna di Caparezza, e quindi riascolteremo, immagino, gli After Hours adesso. Esatto, dopo questa pausa. La tua famiglia merita il meglio. Oh. E noi possiamo tranquillamente parlare a beneficio di chi ci vede adesso. Sì. Sì. Ho staccato. Non puoi parlare del Napoli, vero? No, possiamo pure parlare del Napoli, dello sport, della nazionale, dell'Under 21, purtroppo non è andata bene con la Serbia, ma si sapeva, Serbia è rosso duro. Se la nazionale Under 21 si deve qualificare per gli europei del 2015. Ascolta, sono usciti i biglietti per il mondiale, sono già finiti. Finiti nel giro di 7 ore. I biglietti dei mondiali? I biglietti per le partite. Quindi bisogna stare attenti a quelle offerte che arrivano via internet anche dall'Australia. C'è un sacco di fregature, infatti. No, ma sono già finiti, infatti ho degli amici che stanno andando in Brasile e si dovrà comprare alle agenzie a un prezzo decisamente maggiorato. Vabbè, tra una samba e un'altra qualcosa. Esatto. Diciamo, tutti i voli per il Brasile dall'Australia sono finiti. Quindi chi vuole andare in quel periodo? Qui dall'Australia, dico. Assolutamente tutto finito. Chissà dall'Italia. Lì è accommodation, poi sono arrivati da prezzi alle stelle. Cioè, Giovanni, che lavoro facevi in Italia? Io sono andato in giurisprudenza, diciamo che mi sono trasferito, dopo la laurea mi sono trasferito all'estero, ho lavorato a Londra prima. Ma non come avvocato? Diciamo, in uno studio. Come avvocato, però diciamo in ambito di diritto internazionale, quindi diciamo una professione un po' più aperta. Io direi... Abbiamo qualche altra cosa di interessante da proporre per chi ci segue dall'Italia, cioè. Ribadiamo, non partite in questo periodo. Venite questo verso periodo marzo. Veramente già dei ragazzi che comunque ho visto in questi giorni mi dicevano che comincia a essere un po' critica. E dicembre sarà peggio. Quindi so che già magari qualcuno ha prenotato il biglietto, eccetera, però se state pianificando adesso, non pianificate, non pensateci prima di febbraio. Enzo, tu pensi che ci sia ancora posto per chi sa fare veramente il cuoco? C'è ancora possibilità di entrare? Ma gli spazi ci sono, tutta la ristorazione cerca comunque delle eccellenze. Il problema è quello di averle. Perché arrivano con un corso di pizzaiolo fatto online, addirittura online, ti faccio la fotocopia, ti faccio lo scan della pizza virtuale, però ecco, poi scontrarsi con la realtà è difficile. Benvengono i bravissimi.
ma l'inglese è importantissimo. Assolutamente. Chiudiamo qua questo nostro